Perché esiste questo premio e quando è nato? Dunque nasce negli anni 50 ed è un premio che va a premiare in realtà la storia, è un premio che ricorda la storia di questi librai della zona di Pontremoli, della Lunigiana Toscana. Giravano per queste zone disabitate, impervie e difficili da raggiungere, con i libri nelle loro saccocce dietro alle spalle, che si chiamano gerle, e distribuivano quindi libri in varie zone della Lunigiana. Questa tradizione storica molto bella, molto importante, di questi librai viaggiatori ha creato nel tempo, ha dato vita al premio Bancarella. Quindi il premio Bancarella non è altro che il voto di un comitato di librai indipendenti italiani che esprimono 3 preferenze su 6 della sestina finalista e fanno quindi vincere una delle 6 opere che arrivano in finale. Come si svolge la finale del Bancarella? È molto carino perché all'inizio ogni persona che è seduta nel pubblico viene data una cartolina così, dove ci sono le 6 copertine dei finalisti, di quest'anno in particolare i finalisti erano loro, e dietro c'è tutto l'albo d'oro di chi ha vinto fino a questo momento. Il primo è stato Ernest Hemingway, quindi non è proprio un premio da prendere sotto gamba. E poi all'interno c'è una vera e propria schedina dove uno fa lo spoglio dei voti, quindi mentre il notaio legge e fa lo spoglio dei voti arrivati dalle librerie indipendenti, la persona nel pubblico può segnare con una crocetta i voti e arrivare anche velocemente al conteggio del vincitore. Quest'anno ha vinto Matteo Strukul con il romanzo I Medici, il primo di una trilogia di romanzi, edito da Newton Compton Editore. Il romanzo è questo. Al di là della qualità dei romanzi che sono arrivati alla sestina del premio Bancarella, ed è evidente che tutti e 6 romanzi fossero romanzi di estrema qualità, perché secondo me Matteo Strukul ha vinto, e potrei dire ha stravinto, sugli altri 5 romanzi. Io l'avevo anche un po' pronosticato nei giorni precedenti alla serata finale del Bancarella nella mia pagina, perché sono una strega, una maga, ma perché ci sono 2 o 3 dettagli secondo me che vanno presi in considerazione quando si parla di premi di questo tipo. La prima riflessione che voglio fare, e che voglio sfatare anche uno dei falsi miti legati all'editoria, è che il romanzo storico non vende. Questa secondo me è ovvio che sia una bugia, una falsa credenza, perché innanzitutto Matteo Strukul non è il primo che vince con un romanzo storico, l'aveva vinto anche Marcello Simoni nel 2012, e poi perché a livello proprio di comunicazione narrativa, visto che scrivere storie è un qualcosa anche di psicologico che fa emergere in noi ricordi e ci fa sentire parte di un qualcosa, è una delle regole della comunicazione narrativa basilare che più distante da noi è il mondo in cui ci immergiamo quando leggiamo una storia, più siamo presi dalla storia, e in realtà se quella storia è basata in un mondo narrativo distantissimo da noi, ma che ricorda tantissimo le regole, le regole di società, del vivere civile, del mondo dove viviamo in questo momento, noi siamo ancora più attratti e più ci approcciamo in maniera ancora più viscerale alla storia che stiamo leggendo. Quello che davvero conta, secondo me, è che il libraio indipendente dà vita e dà via il via al passaparola. Un romanzo di un certo tipo si fa leggere ed è gradevole, ed è stato, Matteo Strukul si è documentato molto bene per scrivere questo romanzo, è scritto in modo avvincente, è un romanzo che una persona preferisce leggere, decide, lo consegna anche se non vuole, cioè viene spontaneo, automatico, il libraio legge, interiorizza, riconosce il valore dell'opera che ha letto e appena può la consiglia a un pubblico di lettori affezionati che lo vanno a trovare e che si servono della sua libreria. La terza considerazione che voglio fare è legata alla casa editrice che ha vinto, anche lei praticamente ha vinto il premio Bancarella, ed è questa la terza volta che vince, quindi dal 2012 ad oggi Newton Compton Editori ha vinto già 3 premi Bancarella. La casa editrice Newton Compton, a prescindere da tutte le varie idee che una persona possa avere e a prescindere dal fatto che qualcuno la consideri una casa editrice di scarso livello, ha dalla sua 2 grandissimi aspetti positivi. Primo è l'accessibilità del prodotto. In un momento in cui i libri sono diventati un lusso, perché non tutte le persone si possono permettere a livello economico di acquistare ogni settimana un libro cartaceo da 20, 22, 23 anche euro, quindi stiamo parlando di cifre importanti, Newton Compton anni fa stravolge il mercato del libro e offre prodotti competitivi, offre prodotti di qualità
a un prezzo accessibile, cioè a 9,90. E poi un altro dettaglio fondamentale è che Newton Compton riesce a rendere capillare la distribuzione di un romanzo. L'ufficio stampa e la capacità che ha di vendere, di far conoscere i prodotti che pubblica settimana dopo settimana, io trovo che sia abbastanza difficile da raggiungere. Hanno una capacità di comunicazione del prodotto che finora io non ho trovato in nessun'altra casa editrice. La quarta e ultima considerazione che voglio fare è che in un mondo in cui pare che i lettori diminuiscano sempre più e che siano sempre meno le persone appassionate di lettura di narrativa e di bei romanzi, la casa editrice Newton Compton ha, secondo me, il merito di riuscire ad avvicinare anche lettori occasionali, persone che non avrebbero mai letto un romanzo in vita loro, vengono attratti dalla copertina, dal modo in cui viene comunicato il romanzo attraverso le scritte che compaiono in copertina, per esempio, l'accessibilità del prezzo e con l'estrema varietà dei prodotti che sceglie di pubblicare.